ho esposto il punto di vista dell'intera opposizione di centrosinistra e il profilo dell'opposizione che dal nostro punto di vista deve essere un'opposizione leale, rispettosa dei ruoli, maggioranza e opposizioni, ma intransigente, rigorosa, per far sì che lo svolgimento della consiliatura sia improntato al rispetto degli impegni, alla cura degli interessi degli abruzzesi e per far sì che l'opposizione possa svolgere anche e non solo quella funzione di vigilanza e di controllo, di rispetto delle regole che noi pretendiamo da tutti e anche da noi stessi ovviamente. Per quanto riguarda il discorso che ha appena fatto, il discorso del programma di governo del Presidente Marsiglio, il suo parere? Mi sembra un elenco di buone intenzioni, nessuna indicazione concreta del modo con il quale si affrontano le emergenze della nostra regione, si colgono le opportunità che abbiamo di fronte, si sanano i problemi che pure ci sono nell'economia, nella società. Vedremo, il giudizio più compiuto lo daremo, abbiamo appena finito di ascoltare queste dichiarazioni programmatiche, al prossimo Consiglio regionale, ma soprattutto sui provvedimenti di merito. Noi siamo molto motivati nel svolgere una funzione che ci è stata attribuita da quasi un terzo del corpo elettorale abruzzese e farlo per difendere i diritti dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Un appello anche di Marsiglio c'è stato per quanto riguarda la salvezza dei quattro tribunali minori a lavorare insieme. Con me spalanca una porta che era apertissima, è stata apertissima da sempre, come è noto se i quattro tribunali sono ancora aperti ciò è il frutto della mia iniziativa parlamentare all'epoca e delle proroghe successive.